un aereo della Volavela era trainato da un apparecchio a motore, era un aliante regolare con 14 metri di ala, ci insegnava e atterrare. Dopo l'aereo veniva stessa carlinga con le ali a 9 metri, 8 metri rotti, quasi 9. E quindi prima atterrava a 50-60 km all'ora, dopo era passato a 100 e qualche cosa, perché con le ali più strette meno importanza. Il terzo passaggio, fusoliero uguale, 6 metri di ale, e atterrava a 200 km all'ora, per forza. Siamo saliti sulla carlinga, di questo me 163, abbiamo fatto 3-4 giorni di teoria, eravamo là per fare passare un materiale su questo aereo, che in partenza schianciava il carrello, perché dopo atterrava sui patino. In verticale, il volo verticale serviva per attenuare la velocità, perché per non superarla, arrivava a 10-12 mila metri in 3-4 minuti. Poi doveva planare e atterrare. Eravamo entusiasti, alla mattina svegliati, 30 centimetri di neve. Mi figli ha detto che è stata la neve che ci ha salvati. Mi hanno mandato a svernare sui monti a nord di Monaco, e pensando che poi si poteva ritornare. Infatti tutti quanti, meno due, io e Svanini, ci siamo portati le nostre cose, le altre hanno lasciato tutte quante a Sprotavo, solo che dopo 8 giorni Sprotavo è stato occupato dai russi. Ecco perché non siamo più andati.